Molte volte su questo canale abbiamo parlato di realizzazione delle landing page e dei siti web per le nostre aziende. Non abbiamo mai approfondito però le questioni un pochino più tecniche, vale a dire la scelta del dominio e la scelta dell'hosting. Oggi voglio concentrarmi in particolare sul secondo, visto che sul primo abbiamo già fatto un video dettagliato che magari ti lascio qui in descrizione. Subito dopo aver scelto il dominio, l'hosting è sicuramente la seconda scelta che andiamo ad effettuare immediatamente dopo e nel momento in cui facciamo questa tipologia di scelta Molte volte si tende a scegliere un hosting economico, un hosting magari poco affidabile, proprio perché si pensa che non sia così tanto importante. In realtà l'hosting probabilmente è ciò che consentirà al tuo sito, alla tua landing page, di essere indicizzata meglio sul motore di ricerca, proprio per via delle prestazioni e di quello che è in grado di fornire al tuo sito web. Ma partiamo dall'inizio e cerchiamo di spiegare che cos'è effettivamente l'hosting. Iniziamo. Bentornati sul mio canale, io sono Saverio Cirello e mi occupo di digital marketing. Il mio lavoro consiste nell'aiutare le piccole e micro imprese ad affacciarsi online e ad acquisire nuovi clienti grazie a web e social media. Oggi parliamo di hosting. Parliamo di hosting perché è uno degli aspetti più sottovalutati nel momento in cui andiamo a parlare di siti web e landing page. Semplicemente perché magari non si comprende effettivamente quale sia la potenza, tra virgolette, e l'efficacia che può darti un buon hosting rispetto ad un hosting pessimo. Quindi, cosa succede? Si tende a voler scegliere un hosting più economico. Perché magari si pensa, ok, sono all'inizio, non ho bisogno di chissà quale tipologia di prestazioni, non ho bisogno di spendere chissà quanto per poter pubblicare effettivamente il mio sito e si cerca di spendere quanto meno. In realtà questo è un problema perché immediatamente dopo si capisce, grazie a un minimo di esperienza, che cambiare hosting è particolarmente difficile perché dovreste prendere quello che è il backup del vostro sito web, e specialmente se non siete tecnici è un po' difficile da fare, o dovreste pagare un hosting affinché effettivamente faccia questa tipologia di spesa e questa tipologia di azione. Magari ne parleremo più in avanti nel video. E dovreste poi cambiare e restare magari offline per 3-4 giorni, o può capitare che ci siano problemi, o può capitare che ci siano difficoltà nell'importazione dell'altro hosting. Quindi, considerando che poi è difficile cambiare hosting, partire con un hosting, diciamo, non propriamente performante non è proprio l'ideale. Cos'è l'hosting? Nel momento in cui noi andiamo a costruire il nostro sito web, quindi vi faccio l'esempio del mio sito www.saveriocirillo. Tweet, abbiamo semplicemente fatto probabilmente il 10% di quel che è la costruzione del sito, ovvero abbiamo acquistato il dominio. Sul dominio poi noi dovremo andare a costruire il nostro sito web. E per poter costruire il nostro sito web avremo bisogno di uno spazio fisico che vi vado a indicare, generalmente, così, i classici server. Ok? quindi quando costruiamo il sito lo prendiamo e lo andiamo ad allocare su un server online questo server online va ad allocare una piccola porzione che andremo a chiamare hosting quindi detto molto semplicemente cos'è uno spazio uno spazio fisico dove andremo a inserire tutti i dati che servono al nostro sito web per poter funzionare tra cui ad esempio anche la webmail. quindi capite bene che ci sono tre aspetti da dover considerare nel momento in cui dobbiamo scegliere un hosting perché l'hosting si valuta per tre cose le prestazioni perché chiaramente se vai a scegliere un hosting che ha prestazioni molto basse o dei server in una zona disagiata o cose di questo tipo è abbastanza ovvio che il tuo sito ci metterà molto più tempo a caricare e quindi di conseguenza avrà delle prestazioni basse prestazioni basse un sito web che carica in più tempo obbligano chiaramente il nostro potenziale cliente ad aspettare di più e di conseguenza magari ad abbandonare il sito perché come sappiamo, come abbiamo già detto in tanti altri video, solitamente il nostro cliente non è molto paziente e quindi dobbiamo dare e fare in modo che abbia delle prestazioni ottimali e di conseguenza sia facilmente consultabile. Secondo aspetto per cui si valuta un hosting è l'affidabilità, dove per affidabilità intendo il cosiddetto time-up. Cioè, quanto effettivamente il tuo sito resta online, cosa intendo? Può capitare in base anche alle manutenzioni, in base alle condizioni atmosferiche che magari possa saltare, tra virgolette, la corrente al server e quindi di conseguenza andare offline il tuo sito web e poi magari tornare online di lì a qualche ora o di lì a qualche minuto. Succede, succede anche con il mio sito, succede anche con hosting molto molto costosi. Può succedere perché sono in calamità, e quindi, diciamo, in un certo senso eh, si cerca di prevenirle, ma. Non è totalmente curabile come cosa. Quindi, cosa può succedere? Che magari un hosting più costoso, invece di avere una sola copia del tuo sito su un singolo server che magari in quel momento è sotto attacco tramite hacker, magari ha più copie e quindi di conseguenza, se un server non è disponibile in quel momento, il tuo sito può essere recuperato tramite un altro server chiamato server di backup. Chiaramente, fare più copie del tuo stesso sito su più server sparsi su tutto il pianeta ha un costo più elevato ed è il motivo per cui questo è un secondo indice. Il terzo indice riguarda l'assistenza perché essendo e trattato, Trattandosi di materia particolarmente tecnica, può capitare che ci siano problemi sul sito, come ci sono stati problemi anche sulla mia stessa landing page. Nel momento in cui ho cambiato hosting e mi sono reso conto che nel successivo hosting che avevo scelto c'erano problematiche di trattamento, ho dovuto richiedere l'intervento di un'assistenza tecnica che mi potesse servire e dare una mano per sistemare alcune problematiche che erano sorte. Ora, chiaramente, anche da questo punto di vista, il costo va ad incidere perché, se un'assistenza è 8 ore al giorno, per dirvi dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19, avrà un costo. 24 ore su 24 avrà un'altra tipologia di costo. Ed è il motivo per cui cambia il prezzo anche in base all'assistenza. Ora, quello che voglio farvi è raccontarvi la mia esperienza personale con tre hosting, vale a dire Aruba, che penso che sia abbastanza conosciuto, Top Host e Sideground. Partiamo dal primo, Aruba. Aruba che ha un costo che parte da. 11,99 all'anno, però solo per il primo anno, perché poi dal secondo anno diventa 28,99, sempre anni. Una cosa che non vi ho detto è che hosting e dominio sono in affitto, non sono di nostra proprietà. Quindi, nel momento in cui io vado a comprare www.saverocivello.it l'anno prossimo dovrò rinnovare nuovamente il dominio, e di conseguenza, anche l'hosting. Vado a pagare praticamente un fitto annuale. E questo è il costo del fitto annuale, se lo fai tramite Aruba. Vi racconto quello che mi è successo con Aruba. Prima di lavorare come digital marketer, quindi come libero professionista con i miei clienti, ho avuto anche io la mia esperienza da dipendente ed ero responsabile di una società per azioni per quel che riguarda la parte del marketing. E all'interno di questa società per azioni avevamo praticamente due siti web completamente diversi. Uno che giaceva tra virgolette su Sideground, di cui vi parlerò dopo, e il secondo che invece giaceva direttamente su Aruba. Vale a dire la parte di shop dell'e-commerce vero e proprio andava a essere presente su Aruba. Nel momento in cui un lunedì mattina, appena arrivato in ufficio, erano, se non sbaglio, le 8:15 o le 8.20, mi resi conto e probabilmente era già successo nei giorni precedenti: che l'e-commerce offline c'era stato un problema puramente a livello di server, quindi non è un problema derivato da me o dagli aggiornamenti che avevo fatto. Contattai l'assistenza di Aruba per ricevere un supporto da quel punto di vista mi resi conto che effettivamente l'assistenza in quel momento, adesso non so devi oggi, in quel momento rispondeva dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, dal lunedì al venerdì. Vale a dire che se il tuo sito va offline il sabato alle 20, probabilmente resterà offline per un paio di giorni, prima che effettivamente l'assistenza possa darti una mano. Quindi se, se non sei, diciamo, un tecnico da questo punto di vista, non puoi cavartela, anche perché ci sono alcune cose per cui ti devi necessariamente interfacciare tra virgolette l'altro server con l'assistenza, è difficile che tu riesca a usufruire da questo punto di vista, quindi, per fare una piccola sintesi, non mi sono trovato benissimo. Quindi, immediatamente dopo, ho chiesto al mio Ex datore di lavoro, di fare il passaggio da Aruba ad un hosting un pochino più performante. Quindi sintetizzando, quali sono le cose che mi piacciono di Aruba? Il fatto che abbia molti servizi, c'è da dire, perché effettivamente, se hai bisogno della PEC, e personalmente io la PEC la faccio gestire da Aruba, è vero che non la utilizzo tantissimo, la utilizzo solo unicamente per scambiarmi i contratti con i miei clienti, però. Ce l'hanno, è presente e anche ben curata, quindi si può utilizzare. Idem sono presenti anche le applicazioni per quel che riguarda lo smartphone, quindi non ho problemi da quel punto di vista. L'altra cosa, diciamo bella, ma sinceramente mi interessa relativamente, è che Aruba obiettivamente fa del marketing il suo punto di forza, perché nel momento in cui pensi a una qualsiasi tipo di problematica collegata al digitale, che possa essere anche il GDPR per dirvi, quindi il Regolamento Europeo sulla Privacy. Direttamente ti viene da pensare da Aruba. Nel momento in cui cerchi un hosting o un dominio per vedere se è disponibile, vai direttamente su Aruba, effettivamente è molto fruibile da quel punto di vista, e la pubblicità è effettivamente ben fatta. Se poi la pubblicità corrisponde a un effettivo servizio di qualità, lì se ne può discutere. Le cose invece che non mi sono piaciute riguardano principalmente l'assistenza, che, comunque per quella problematica di cui vi raccontavo, non mi è stata d'aiuto, ho dovuto richiedere l'intervento di un tecnico esterno. La seconda cosa non mi piace il costo? perché tenete presente che questo è il costo a partire da cioè vale a dire nel momento in cui volete più performance dovete necessariamente iniziare a scalare questo tipo di servizio, questa tipologia di pagamento va bene per un sito web standard quindi magari chi ha appena iniziato con l'attività e vuole giusto provare un po' a livello di performance non è propriamente l'ideale la seconda cosa che non mi piace è il fatto che il costo aumenta al secondo anno che sono le classiche cose di marketing che sinceramente mi attivano relativamente poco proprio perché come vi ho detto prima nel momento in cui Devi cambiare hosting è difficile. Quindi in un certo senso, sì, dici vabbè, lo faccio prima e poi cambio. No, in realtà non è così perché è molto difficile cambiare hosting. Terza cosa, non è per i neofiti. Perché non è per i neofiti? Perché veramente c'è tanta troppa scelta. Cioè, nel momento in cui devi andare a, ad acquistare un hosting su Aruba, ci sono così tante scelte da dover fare quando solitamente diciamo la maggior parte degli hosting sono tre al massimo quattro. Che sbagliare è particolarmente facile. A me è capitato di chiedere a un mio dipendente di acquistare un hosting nel momento in cui lavoravo per quella società per azioni. E mi ha acquistato l'hosting Windows, non quello Linux, che effettivamente mi serviva. Quindi ho dovuto chiamare l'assistenza, chiedere di cambiare. Diciamo, le problematiche sono all'ordine del giorno, non è facilmente utilizzabile per i neofiti. Secondo servizio di cui vado a parlare: Topost top un costo che parte dai 15,99 euro anni per diciamo il servizio base, quindi per poter fare le cose minime. Poi, ovviamente, ci sono piani a salire nel momento in cui aumentare le performance, lo spazio, eccetera, eccetera. La cosa vantaggiosa, già la notate, è che non c'è un costo al secondo anno. Cioè, questo è e questo rimane. Non cambiano le cose. Quindi, già qui c'è una lieve differenza, soprattutto è molto più conveniente, già dal secondo anno vai ad ammortizzare rispetto ad Aruba. Però ci sono pro e contro da questo punto di vista. Prima di tutto, il costo è chiaramente abbordabile, quindi facilmente usufruibile per qualsiasi tipologia di impresa. Seconda cosa, proprio in virtù di quello che abbiamo detto su Aruba, ci sono poche soluzioni. Vale a dire quelle 3-4 soluzioni ci sono da cui scegliere. Non bisogna incasinarsi più di tanto ed è facilmente utilizzabile anche per i neofiti. Terzo aspetto è che è affidabile. E questo posso dirvelo perché il mio sito web è presente sotto post, non a questo piano, chiaramente al piano più elevato, però non ci sono mai stati dei servizi e poche volte è capitato che andasse offline, a differenza invece di site con cui vi parlerò dopo. Quarto aspetto: le prestazioni sono di buon livello. Non sono, ripeto, io sto facendo la valutazione per quel che riguarda. Il massimo delle performance che può dare il tuo post. Non sono comunque a livello di sitcom, di cui vi parlerò dopo. Sono buone, nel senso che effettivamente è facilmente navigabile, ma non sono al top. Diciamo che il prezzo un po' giustifica tutto ciò. Quello che non mi è piaciuto è l'assistenza, che è unicamente tramite ticket, non è tramite chat. E nel caso di Aruba, idem, è unicamente tramite ticket, ma soprattutto l'assistenza. Non ti risponde immediatamente, puoi rispondere nel giro di poche ore, come può rispondere nel giro di 24-48 ore a seconda, diciamo, dei giorni di lavoro. Mentre qui è specificato che l'assistenza è 9:13-15:19, Qui non è specificato quando rispondono. L'altra cosa che non mi è piaciuta è che nel momento in cui vai nel pannello di controllo, che viene chiamato c-panel, è un po', ve lo scrivo, complicato. Cioè, nel senso che per i neofiti andare a smanettare lì cercare di capirci qualcosa, anche per me che li realizzo i siti web, realizzo effettivamente le landing page, mi rendo conto che è un pochino difficile. Talvolta sbagliare diventa un pochino più facile rispetto magari ad altri siti o come site che è veramente immediato da quel punto di vista. Detto ciò è un hosting totalmente italiano, l'assistenza totalmente italiana, ci sono molte volte sulle loro pagine social degli sconti, quindi se diciamo doveste scegliere unicamente a livello puramente costo prestazioni tra Top Post e Aruba io personalmente preferirei scegliere Top Post. Vediamo il terzo. Sideground. Sideground che ha un costo nettamente più elevato rispetto a Topost e sicuramente rispetto ad Aruba. Il costo infatti parte dai 47,88€ annui, anche qui è anno. Quindi molto di più. Questo è il piano base che è quello che solitamente utilizzo per i miei clienti. Infatti qui c'è la prima differenza sebbene il mio sito l'abbia messo su top post tutti quelli dei miei clienti li ho messi su siteground è vero che spendo di più è vero che ho un costo più elevato però mi sono reso conto che siteground è enormemente più affidabile ma soprattutto la parte di assistenza è nettamente migliore difatti cosa mi è piaciuto sicuramente le prestazioni che sono in un livello più avanzato rispetto a quello che è top post fidabilità che è particolarmente alta non altissima c'è cioè da dirvi può capitare che ci siano dei disservizi in particolare su 25 5, forse siti che ho registrato dei miei clienti sul mio account di SiteGround due in particolare non ho capito perché, una volta al mese, una volta ogni due mesi, vanno offline per qualche minuto. Non so perché, gli altri non vanno mai offline, però quei due, insieme fissi vanno offline. Non so spiegarvi il perché, però diciamo succede per pochi secondi. Non è un problema. Probabilmente un server diciamo un po' obsoleto che andrebbe cambiato. Questo aspetto che mi è piaciuto, l'assistenza. Perché l'assistenza? Perché è un'assistenza di tipo H24. Avete una determinata problematica alle 2 di notte, alle 3 di notte, alle 5 di mattina, scrivete in assistenza, scrivete in chat, immediatamente vi rispondono. Piccola pecca rispetto a tutto il resto, è tutto in inglese. E anche qui non so dirvi perché, perché qualche anno fa Sititic aveva aperto una sede a Milano e c'è effettivamente anche l'assistenza in italiano in determinate fasce orarie. Oggi è stata completamente eliminata, solo e unicamente in inglese. Altra cosa che va benissimo per i neofiti. Quindi, per chi si sta facendo in questo momento all'ambito dei siti web e realizzazione di landing page, va benissimo perché è facilmente utilizzabile. Anche il pannello di controllo è molto utilizzabile. E ha solo tre soluzioni. Quindi, non ci si può perdere da quel punto di vista. Chiaramente una pecca è il costo, il costo è più elevato anche se, ripeto, per la soluzione base va più che bene, non è un costo difficilmente abbordabile per un'impresa. Chiaramente se inizia a scalare a livello di piani, personalmente avevo provato il piano intermedio, inizia a diventare parecchio costoso, inizia a diventare un po' oneroso per quel che riguarda la gestione del sito dal punto di vista annuale. Se devo aggiungervi un altro aspetto positivo di quello che mi è piaciuto di Sideground è il fatto che hanno sviluppato anche dei plugin da inserire direttamente su WordPress che consentono di migliorare le prestazioni del sito, cosa che chiaramente questi due non fanno. Da questo punto di vista io giustifico il prezzo, cioè rapporto qualità-prezzo sicuramente il migliore è SiteGround. Se volete risparmiare qualcosina andate su Top post. Per la mia esperienza io con Aruba, obiettivamente, non mi sono trovato bene, quindi non mi sentirei di consigliarlo. Magari in futuro avrò un modo di riprovarlo e potrò dirvi di più. Detto ciò dovete farvi quattro domande. Il vostro livello puramente tecnologico, siete dei neofiti, siete all'inizio, dovete realizzare adesso il vostro primo sito web. In qual caso scegliete un hosting un pochino più performante con un'assistenza H24? Avete bisogno di assistenza? Dovete fare cose particolarmente complicate che possono provocare errori? In quel caso scegliete in questo modo. Di quali prestazioni avete bisogno? Siete startup? Dovete cercare di capire quello che volete raggiungere con il vostro sito web. Se il vostro sito web è un semplice sito vetrina, non avrà alcuna valenza nell'ambito della tua strategia di marketing, probabilmente scegliere un hosting un pochino più economico può essere vantaggioso. Di contro se il vostro sito web o la vostra landing page è parte importante della vostra strategia di marketing molto probabilmente dovete scegliere un hosting un pochino più oneroso. Detto ciò io mi auguro che questo video spiegazione allo stesso tempo esperienziale di quelli che sono questi tre hosting sia stato utile. Vi invito nel caso a lasciarmi un like qui sotto. Se invece avete qualche domanda c'è la sessione commenti provate a rispondervi. Detto ciò io vi invito ad iscrivervi al canale se vi interessano queste tipologie di tematiche e noi ci vediamo Vediamo in un prossimo video.